il Signore sia con voi. Celebriamo oggi la 21ª domenica del tempo ordinario, ma ricordiamo anche il patrono di Brusino, San Rocco, e approfittiamo per pregare ancora una volta per la fine di questa pandemia. Invochiamo l'intercessione di San Rocco, che è appunto un santo particolarmente caro agli ammalati, tutti i capitelli, tanti capitelli che ci sono nelle nostre zone sono in ricorrenza delle varie pesti lungo i secoli, e allora lo preghiamo anche per questa pandemia, e all'inizio della celebrazione lo invochiamo anche come intercessore per il perdono dei peccati, la peste che sempre ci affligge, che è il nostro egoismo, la nostra distanza da Dio. Thank you.
O Dio, che unisci in un solo volere le menti dei fedeli, concedi al tuo popolo di amare ciò che comandi e desiderare ciò che prometti, perché tra le vicende del mondo là siano fissi i nostri cuori, dov'è la vera gioia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: io verrò a radunare tutte le genti e tutte le lingue, essi verranno e vedranno la mia gloria. Io porrò in essi un segno e manderò i loro superstiti alle popolazioni di Tarsis, Put, Lud, Mesec, Ros, Tubal e Yavan, alle isole lontane che non hanno udito parlare di me e non hanno visto la mia gloria. Essi annunceranno la mia gloria alle genti. Ricondurranno tutti i vostri fratelli da tutte le genti come offerta al Signore, su cavalli, su carri, su portantine, su muli, su dromedari, al mio santo monte di Gerusalemme, dice il Signore. Come i figli di Israele portano l'offerta in vasi puri nel Tempio del Signore. Anche tra loro mi prenderò sacerdoti leviti, dice il Signore. Parola di Dio. Tutti i popoli vedranno la gloria del Signore. Genti tutte lodate il Signore, popoli tutti cantate la sua lode. Tutti i popoli vedranno la gloria del Signore. Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura per sempre. Tutti i popoli vedranno la gloria del Signore. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, avete già dimenticato l'esortazione a voi rivolta come a figli? Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore e non ti perdere d'animo quando sei ripreso da Lui. Perché il Signore corregge colui che Egli ama e percuote chiunque riconosce come figlio. È per la vostra correzione che voi soffrite. Dio vi tratta come figli. E qual è il figlio che non viene corretto dal padre? Certo, sul momento ogni correzione non sembra causa di gioia, ma di tristezza. Dopo però arreca un frutto di pace e di giustizia a quelli che per suo mezzo sono stati addestrati. Perciò rinfrancate le mani inerte e le ginocchia fiacche e camminate dritti con i vostri piedi, perché il piede che zoppica non abbia a storpiarsi, ma piuttosto a guarire. Parola di Dio.
quel tempo Gesù passava insegnando per città e villaggi, mentre era in cammino verso Gerusalemme. Un tale gli chiese: «Signore, sono pochi quelli che si salvano?» Disse loro: «Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, rimasti fuori, comincerete a bussare alla porta dicendo: «Signore, aprici!» Ma egli vi risponderà: «Non so di dove siete». Allora comincerete a dire: «Abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza, e tu hai insegnato nelle nostre piazze». Ma egli vi dichiarerà: «Voi non so di dove siete. Allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia». Là ci sarà pianto e stridore di denti quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, voi invece cacciati fuori. Verranno da oriente, da occidente, da settentrione e da mezzogiorno e siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi e vi sono primi che saranno ultimi. Parola del Signore. Dei campionati europei di atletica, e lì si vede appunto l'agonismo, la forza e questa competizione per guadagnare una medaglia, e dietro questo c'è tanto sforzo, dietro questo c'è tanto lavoro, tanto sacrificio per poter raggiungere degli obiettivi così, e anche solo sportivi. Fa un po' riferimento a questo anche il Vangelo di oggi, Gesù che ci invita a sforzarsi, a lottare per entrare per la porta stretta. Com'è che entra questo discorso? Si dice che Gesù sta insegnando e si sta dirigendo a Gerusalemme, sta andando a Gerusalemme sul cammino. Sa che lì ci sarà lo scontro finale, e qualcuno dalla folla gli chiede: «Signore, sono pochi quelli che si salvano?» E gli ebrei avevano una certa, si sentivano dei privilegiati, avevano un certo disprezzo verso gli altri popoli, quindi non mettevano neanche in questione che loro erano salvi, ma magari pensavano che anche altri potessero salvarsi, qualcun altro, qualche poco. E invece Gesù passa il discorso ad un altro livello, non risponde a questa domanda che era di curiosità sul quanto, sul numero, ma fa appello al chi potrà entrare, al come si entra, cioè alla responsabilità di chi vuole entrare nel regno di Dio, di chi vuole essere salvato. Quindi non risponde alla curiosità immediata, però approfitta per fare un'esortazione forte: sforzatevi, lottate per entrare per la porta stretta, perché molti, vi dico, cercheranno di entrare ma non ci riusciranno. E a un certo punto dice che il padrone di casa chiuderà anche questa porta e qualcuno rimarrà fuori. Ecco, allora cosa vuol dire questa immagine della porta stretta? Perché molte altre volte noi parliamo della misericordia di Dio come la misericordia infinita, ed è vero questo. E cosa vuol dire però che c'è una porta stretta? La porta stretta può essere per chi la costruisce, che la vuol fare stretta, ma può essere anche stretta perché
chi cerca di passare è troppo grasso, cioè non ci passa, o perché ha troppi bagagli e vuole tirarsi dietro anche il camion e tutte le valigie, o perché appunto per il suo portamento, la sua struttura non riesce a passare. In altri passaggi del Vangelo si dice che il modello di chi entra nel regno è il bambino, perché il bambino è piccolo. Ecco, allora può succedere che la nostra porta, la porta per salvarci, risulti stretta perché noi siamo troppo corpulenti, noi siamo troppo ciccioni, e allora non si passa, perché Dio non è che vuole escludere nessuno assolutamente, ma può risultare stretta dalla nostra parte, nel senso che non riusciamo ad entrare. La porta c'è ed è aperta per tutti, però può darsi che qualcuno non riesca a passare. E a un certo punto si dice anche che questa porta si chiuderà, all'immagine della morte, appunto, è quello che può essere una porta per il cielo, può essere anche una porta chiusa. E qualcuno resterà fuori e comincerà a bussare in questa parabola che dice Gesù e dirà: Signore, aprici. Ma da dentro uno può sentirsi rispondere: non so di dove siete, non so da dove venite. Allora comincerete a dire: abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza, tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ecco, questo è una cosa anche importante da riflettere. Non è sufficiente, qui l'allusione abbiamo mangiato e bevuto può essere all'Eucaristia. Uno può dire: ah, io ho fatto la prima comunione, io vado a messa tutte le domeniche, io ascolto la parola, io ascolto la catechesi, io vado in processione, ho portato anche il santo, e era pesante. E tutte cose che possiamo mettere, addurre a nostra come titoli di merito. Invece vediamo che per entrare lì non è sufficiente questo. Non è sufficiente che noi conosciamo il Signore, ma il nostro grado di conoscenza deve essere tale appunto che non solo abbiamo il gusto di sapere con la testa, ma anche di vivere con il cuore ciò che abbiamo insegnato. Perché alla fine della vita, nel capitolo 25 di Matteo, troviamo quell'esame per chi entra nel regno del giudizio finale: saremo giudicati sulla nostra giustizia, cioè sul nostro modo di vivere il comandamento dell'amore, l'amore a Dio e l'amore ai fratelli. Non è sufficiente conoscere per sentito dire Dio, dobbiamo farci conoscere da Lui, cioè entrare in una relazione personale e comunitaria con il Vangelo, con la sua parola, con il suo stile di vita. Gesù stava andando verso Gerusalemme, la porta stretta vuol dire anche passare per la croce. Se Gesù è passato per la croce, il discepolo di Gesù, chi vuole seguirlo, sa che dovrà passare anche per quella strettoia, cioè dovrà prendere su di sé le sofferenze sue, le sofferenze di altri, pagare di persona per vivere quella parola che ha accolto e che dice di conoscere. Quindi non è sufficiente una conoscenza così catechetica, una conoscenza dottrinale, abbiamo bisogno di un'esperienza di vita, di vivere la opere di giustizia, cioè di mettere in pratica quello che noi ascoltiamo, se no non ci serve a niente neanche l'aver conosciuto, l'aver frequentato, l'aver mangiato addirittura il suo pane. Ecco, alla fine c'è un'immagine molto bella dove si dice che la casa è piena, questo è importante: verranno da oriente, da occidente, da settentrione e da mezzogiorno, ma non saranno per titoli di merito acquisiti o perché sono ebrei o perché sono cristiani, perché sono cresimati, perché sono così, hanno tutto in regola nella loro cartella dei sacramenti, ma saranno accolti perché avranno vissuto la giustizia, cioè avranno saputo vivere i valori che hanno ascoltato. Ecco, allora dice Gesù: vi saranno ultimi che saranno primi e primi che saranno ultimi. Ecco, allora l'invito anche per noi, per la comunità di Brusino che festeggia il suo patrono, di vivere lo stile di vita che anche San Rocco ha vissuto, che non ha avuto paura della malattia per annunciare il Vangelo. Lui addirittura si è fatto incarcerare, ha accettato di non essere riconosciuto per umiltà, per non vantare i suoi meriti che aveva fatto, miracoli eccetera, ed è morto nel nascondimento
è incarcerato, lui è passato per la porta stretta, appunto, ha preso su di sé le angustie, i dolori di tante persone e per la forza di Gesù, per amore di Gesù, ha vissuto nell'umiltà ed è morto così nel nascondimento. Ecco, allora chiediamo che le parole di Gesù, il suo esempio e anche l'ispirazione, il modello dei santi, dei nostri patroni, ci possano essere di stimolo non tanto per la nostra devozione, per la nostra religiosità, ma soprattutto per la nostra vita di carità, per il nostro amore concreto ai bisognosi e perché il nostro affetto e la nostra devozione a Dio possa esprimersi in gesti concreti. Rinnoviamo la professione della nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre, prima di tutto. Dio di Dio, luce da luce, vero da Dio, venerato e non creato della stessa sostanza. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, e noi uomini per la nostra salvezza discende dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine, si è fatto uomo, crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, che di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Il suo regno non avrà fine. Crede nello Spirito Santo, il Signore dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica, professa un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, illuminati dalla parola di Dio che è stata proclamata, esercitiamo la nostra funzione sacerdotale intercedendo per il mondo intero. Preghiamo insieme, diciamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci. Per la Chiesa, perché estenda il regno di Cristo, dedicandosi incessantemente alla penitenza e al rinnovamento e camminando per l'angusta via della croce. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per i governanti, perché collaborando al bene dell'umanità promuovano la giustizia e la pace. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per gli educatori, perché imitando la pedagogia di Dio siano capaci di formare e correggere con fortezza e mitidezza, aiutando le nuove generazioni a camminare nella verità. Preghiamo. Ascoltaci. Per la nostra comunità che celebra il mistero pasquale di Cristo, perché annunci e testimoni con coraggio che solo nel nome di Gesù possiamo essere salvati. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Ricordiamo anche tutti i defunti, preghiamo oggi in modo speciale per Ginevra Pooli, Mario Pedrotti, Tullio Michelotti nell'anniversario, Ferrari Mario e Angelina, perché possano godere del banchetto di nozze del Regno dei Cieli. Preghiamo. Ascoltaci. In un momento di silenzio possiamo presentare qualche nostra intenzione spontanea.
O Padre, che inviti tutti gli uomini al banchetto pasquale della vita nuova, concedi a noi di crescere nel tuo amore, passando per la porta stretta della croce, perché uniti al sacrificio del tuo Figlio, gustiamo il frutto della libertà vera, per Cristo nostro Signore. Fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Signore, che ti sei acquistato una moltitudine di figli con l'unico perfetto sacrificio di Cristo, concedi a noi nella tua Chiesa il dono dell'unità e della pace, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio misericordioso ed eterno, per Cristo Signore nostro. Nell'ammirabile testimonianza dei tuoi santi, tu rendi sempre feconda la tua Chiesa, e doni a noi un segno sicuro del tuo amore. Il loro grande esempio, la loro fraterna intercessione, ci sostengono nel cammino della vita, perché si compia in noi il tuo mistero di salvezza. E noi, uniti agli angeli e a tutti i santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.
santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo, e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché pane e vino diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Nella notte in cui veniva tradito, avendo amato i suoi che erano nel mondo, Gesù li amò sino alla fine, e mentre cenava con loro, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice del vino, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Annunciamo la sua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione, nella chiesa di tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Rocco e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Lauro, tutti i vescovi, presbiteri, diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci il dono della pace.
Preghiamo. Porta a compimento in noi, o Signore, l'opera risanatrice della Tua misericordia e fa che, interiormente rinnovati, possiamo piacere a Te in tutta la nostra vita, per Cristo nostro Signore. Un avviso importante: la prossima domenica, 28 agosto, l'ultima domenica di agosto, come consuetudine, la festa della Madonna della Grotta, con rinnovo del voto comunale, sarà presente anche l'Arcivescovo Lauro. E la messa sarà alle 10.30 a Cavedine e a seguire ci sarà la processione al Santuario della Grotta e poi anche il pranzo comunitario. Vi prepariamo adesso anche per la nostra processione di San Rocco. Il Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore. Preghiera in tempo di pandemia. Dio Padre, Tu che crei la vita e non la morte, ascolta la supplica accurata e fiduciosa che insieme rivolgiamo a Te. Libera le nostre famiglie, l'Italia, il mondo intero da questa pandemia che ci ha colpito e unisce l'umanità in un unico grido di dolore. Proteggi tutti gli operatori sociali che sono a nostro servizio negli ospedali, nelle strade, nei mezzi di trasporto, nelle centrali operative, nelle missioni di pace, nei luoghi dove si studia e si decide. Cristo Gesù, Tu che sei la vita, scendi dalla croce sulla quale Ti sei donato per noi e poggiati sulle croci di tanti fratelli e sorelle disseminate sulla via del Calvario e illuminale con le speranze della Pasqua. Spirito Santo, che in chi tocchi sii per ciascuno una carezza d'amore che non lascia fino alla fine chi muore da solo e consola chi rimane solo senza i propri cari. Illumina l'intelletto di chi ricerca e assicura il consiglio a chi governa. Infondi fortezza a chi è nella malattia e di pietà chi cura e assiste. Dilata con la scienza d'amore il cuore dei pastori e dona a noi la sapienza di riscoprire l'essenziale per saper chinarci sul prossimo e volgere lo sguardo a Dio. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Thank you.
Preghiera per imparare ad amare di Raoul Follero. Signore, insegnaci a non amare solo noi stessi, a non amare soltanto i nostri cari, a non amare soltanto quelli che ci amano. Insegnaci a pensare agli altri, ad amare anzitutto quelli che nessuno ama. Concedici la grazia di capire che in ogni istante, mentre noi viviamo una vita troppo felice e protetta da te, ci sono milioni di esseri umani che sono pure tuoi figli e nostri fratelli, che muoiono di fame senza aver meritato di morire di fame, che muoiono di freddo senza aver meritato di morire di freddo, che muoiono per il flagello della guerra in modo innocente. Signore, abbi pietà di tutti i poveri del mondo e non permettere più, o Signore, che viviamo felici da soli. Facci sentire l'angoscia della miseria universale e liberaci dal nostro. Thank you.
trono, vi benedica e vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate Dio con la vostra vita e andate in pace. E buona festa a tutti.